Lorenzo de' Medici, il magnifico signore di Firenze, affida un nuovo e difficile incarico al suo pittore preferito, Sandro Botticelli. I due sono amici, tanto che persino il grande Michelangelo, per rivolgersi a Lorenzo, deve chiedere al pittore di fare da intermediario. Botticelli, nato a Firenze nel 1445, aveva già dipinto per il Magnifico due capolavori, La Primavera e La Nascita di Venere. Ora deve illustrare la più ricca e complessa delle storie, La Divina Commedia. Il maestro fiorentino ha già mostrato una straordinaria capacità nel dipingere storie, ad esempio nella Giuditta. È perfettamente in grado di rappresentare la prospettiva di un ambiente e lo scorcio di un paesaggio, come nell'Annunciazione degli Uffizi. Soprattutto sa raccontare per immagini eventi complessi e ricchi di personaggi, come i Tre Miracoli di San Zanobi, con una tecnica quasi cinematografica, straordinariamente moderna. È un pittore che sa dare sostanza e corpo alle allegorie e ai precetti morali, in sintonia con le infuocate prediche fiorentine del frate domenicano Girolamo Savonarola. La tecnica usata da Botticelli per illustrare la Divina Commedia è il disegno su pergamena. Uno stile inconfondibile che trasforma in immagini la ricchezza delle parole di Dante. Corpi umani e mostri in una varietà di atteggiamenti, architetture e paesaggi infernali, le serene atmosfere del purgatorio e le prospettive vertiginose dei cieli del paradiso. Tutto viene reso a volte solo con pochi tratti di penna sulla pergamena. I pochi fogli interamente a colori sono dominati dai toni neutri, dall'ocra al terra di Siena, in cui spiccano le tinte pure e vivaci degli abiti di Dante e Virgilio, veri e propri segnali visivi che ci guidano nell'itinerario narrativo. Gli eventi drammatici e tumultuosi del poema vengono rappresentati in successione sullo stesso foglio, come nei moderni cartoni animati. L'inquadratura è sempre a campo lungo, in modo che in ogni tavola si ha una chiara visione di un ambiente dantesco completo e del preciso percorso che Dante compie in esso, verso per verso. Le rappresentazioni spaziali e i punti di vista sono continue invenzioni che danno forma ad una visione assolutamente originale dell'universo della Divina Commedia.